paese a sperare che la necessità di trovare alleati al governo stenderebbe le ambizioni autoritarie di altri europei di tizio. Dal letto. 58 anni, amante del calcio e delle arti sportive, ha cominciato la sua carriera. Zeus. Vista il cecoslovacco. Questo vorrei dire come l'abbracciava. Che ce l'ha? Sì, ieri l'ha abbracciato tutto. Come fa a camminare? Il partito socialdemocratico Snella che ha portato al potere per tre volte. Allora? Nel 2018 fu costretto a dimettersi da premier sotto la spinta delle proteste di piazza. Di qualcosa. Del giornalista investigatore. No, non so che... Che indagava sui rapporti. Alla zampa, con la zampa. E anche con l'altra? E questa no? No, appoggiate. Alla panza, appena mangiato... Anche per l'Italia, gli Stati europei e il grande aiuto da parte ancora. Degli Stati Uniti, che potrebbe cambiare rispetto a tutte le notizie che arrivano. Posso fare due passi? Anche da Washington. Due passi, non posso fare? Così. Il sostegno ucraina è un segnale che ha lasciato agli Stati Uniti, evitando lo shutdown, come si chiama, parziale chiusura delle attività di governo. Che c'è? No. Ma... Vediamo. Come lo dico? Mi segue ancora. Immediato, ragazzi. Sì, è bravo. Mi auguro che sostenga a Kiev. Dietro, dietro. Ma è evidente che sono in molti a vedere quelle spese per armamenti destinati al fronte russo-ucraino un dispendio di denaro. Man mano che si avvicineranno le elezioni presidenziali, prima ancora il voto sui candidati dei due schieramenti, è probabile che assisteremo ad un lento defilarsi della politica americana. Oh mamma, chi sono ti segue? Dietro, dietro. Zelensky e Soglia hanno fatto. Ah, sì, Per questo hanno annunciato che...